Dai, mamma, sbrigati! Oh, buongiorno, signora Margherita, come sta? È pronta per l'operazione? Sono un po' agitata. Ma è ovvio. Guardi, non si deve preoccupare, d'accordo? Prenda tutto il tempo che le serve. Grazie, dottore. Dovevi dirgli che non ti serve del tempo. Non voglio perdere tutta la giornata qui per causa tua. Ho da fare io, sai? Scusate, non vorrei disturbare. Signora, comunque stia tranquilla, il dottore è bravissimo. Mia madre lo adorava. Grazie, io non Sì, so. beh, grazie per l'informazione, ma nessuno te l'ha chiesta. Ma che fai? Ma guarda, ti sembri una bambina. Se non sai più tenere in mano un giornale, non lo prendere. Scusa, non volevo. È per questo che non vengo mai in giro con te, che tanto devo sempre rimettere a posto i casini che combini. Vado un attimo in bagno. Non mi sento bene. Sì, vai, vai. Mi metti solo in imbarazzo. Che nervi. Ti aiuto io. Non è successo niente di grave. Seriamente? Guarda, nessuno ti ha chiesto niente. Fatti gli affari tuoi. Senti, non voglio sembrarti impertinente. Se vuoi trattare male me, ok, lo capisco. Però tratta meglio tua madre. Ma chi sei tu per dirmi come devo trattare mia madre? Occupati della tua piuttosto, se ci tieni tanto. Non mi pare di vederla accanto a te. Hai ragione, non c'è. L'ultima volta che l'ho vista è stata in questo studio. Perciò credimi. Se ti dico che vorrei ancora un po' di tempo per potermi occupare di lei, adesso so che cosa vuol dire perdere la persona più importante della propria vita. Ho Che intendi? come te. Mi infastidiva qualunque cosa che facesse mia madre. Perciò quel giorno ero nervosa perché non volevo perdere tutta la giornata presso a lei. E l'ho lasciata qui da sola. Ero talmente sicura che l'avrei rivista che me ne sono andata senza nemmeno salutarla. Quello che non sapevo è che per paura di infastidirmi non aveva avuto il coraggio di dirmi che soffriva di un brutto male. Dopo poco che me ne sono andata si è sentita male. Non l'ho più rivista. Mi dispiace molto per la tua mamma. Non sai che darei per passare un altro po' di tempo con lei. Anche così, per accompagnarla dal medico, raccogliere le cose che faceva cadere a terra. Non dare per scontate le persone che ami. Il tempo che hai perso con loro non potrà più tornare una volta che se ne sono andate. Cinzia D'Amato? Sì. Ma mamma! Mamma! Ti volevo disturbare, ci ho messo un po'. Scusami. Ma no, mamma, mi stavo preoccupando. Ma non ti devi preoccupare. Gaia, se hai da fare, vai. Io me la cavo da sola qua. Non dirlo neanche per scherzo. Anzi, scusami se prima ti ho trattato in quel modo, io.
Che ne dici se passassimo un po' di tempo insieme? Ora, dopo la visita. Ne sarei troppo felice, ma io vedo che non sono più attenta e reattiva come una volta. Io non voglio crearti imbarazzo e essere di peso per te. No, mamma. Non potresti mai mettermi in imbarazzo. Ho capito che non bisogna mai dare per scontato il tempo che abbiamo a disposizione per stare con le persone che amiamo. Nulla è più importante di questo. Ti voglio bene, mamma. Sai quanto bene ti voglio io e come sono orgogliosa di te. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.